Ciao a tutti ragazzi, come vedete c'è una postazione diversa perché sono nel mio bagno e volevo fare con voi una review su questo fondotinta qui che nello specifico è L'Oréal Paris Accord Parfum e questa è la tonalità di vaniglia, vanilla. Questo qui, non so se potete riconoscerlo. Ci tenevo a fare questa review con voi perché sono molto curiosa e volevo iniziare questa nuova tipologia di video. Farò tutto come se proprio mi stessi truccando, infatti vedete che sono completamente struccata, scusate, però vabbè. Inizio quindi da una base, io oggi utilizzerò questa, che è il Nivea Man, e la vado ad utilizzare proprio come se fosse una crema. Quindi vado a fare insomma le solite cose, per vedere come il fondotinta gioca sulla mia pelle, come se fosse proprio un mio classico fondotinta. Vado a far entrare bene la crema perché questo io lo uso come primer. E vado a stenderla bene. Dopodiché vado a prendere il mio fondotinta e lo vado a mettere. Oddio, devo poi abituarmi a fare queste cose con questo nuovo fondotinta. L'ho sparso dappertutto, fantastico. E vado a stenderne un po'. Ah, come texture è molto molto leggera, sembra. Poi adesso andremo a vedere che effetto fa con questo prodotto. Andiamo a vedere. Lo stendo col mio solito pennellino. Prendo lo specchietto così lavoro meglio. Si vede tutto il casino. E vado a stenderlo come faccio di solito. Questo è l'effetto finale con una sola passata di fondotinta e a me sembra un match abbastanza perfetto per me. Questa è la tonalità più chiara, quindi hanno un po' di carenza per quanto riguarda secondo me le colorazioni, perché io non sono chiarissima di pelle, sono quel solito mezzo tono più scuro dell'ultima colorazione, ma non è mai quella successiva alla prima colorazione, sono quelli in mezzo, infatti molte volte devo mischiare il fondotinta, però questo mi sembra abbastanza match con me. Quindi adesso vado a finire il make-up, vi faccio vedere come mi trucco e vedremo come continua nel corso della giornata insieme. Insieme a voi il fissatore di make-up che se non avete visto il video dei saldi andatelo a vedere, mi avevano dato in omaggio con il fondotinta che ho provato oggi. Tra l'altro stesura mi piace veramente un sacco perché prima sembra liquida e umida come stesura, però si stende veramente bene, omogenea veramente bene e poi diventa anche abbastanza matte, cosa buona perché io ho la pelle mista. Vado a spruzzare un po' il fissatore di trucco che mi hanno dato loro in omaggio. Ok, che buon profumo, buonissimo, tipo di lacca per capelli. E io ho fatto intanto questo make-up qui, che non è niente di che, cioè ho solamente fatto quello quotidiano che faccio io, un po' di contouring, un po' di illuminante, niente di che. E andiamo a vedere come lavora questo fondotinta insieme durante il giorno. Farò tipo un mini vlog, diciamo, il primo di tutta la mia vita. E niente, ci vediamo più tardi per vedere che effetto fa. Adesso sono le 11:22 di mattina e vedremo cosa farà oggi pomeriggio, cosa farà più tardi pomeriggio, cosa sarà stasera prima di toglierlo. Ci vediamo più tardi. Caso per ora va molto bene perché non vedo, sono comparsi un pelo le imperfezioni della pelle qui, vedete? Che si vedono un po' di puntini. E vabbè, questo però è per il mascara che ha sbavato un pochino, si vedono un po' di strisciate qui sotto, ma non sto recensendo il mascara. Quindi per il resto vedo solamente un po' di macchiette qui. E basta, perché il rossore che vedete qui è il blush, quindi non è. Tra l'altro anche qui non. E poi è ancora matte, non è comparso niente di lucido. Quindi per ora è buono. Poi alla fine stasera gli daremo anche un voto, cioè gli darò io un voto da 5 a 10, quindi da insufficiente al massimo dei voti, che sarebbe 10. E per ora diciamo che siamo sul 7, poi vedremo. Ciao a tutti, sono le
2:40 di pomeriggio e volevo dirvi che ho avuto un problema con lo spray fissatore che vi ho fatto vedere prima. Io non so cos'è capitato, me lo sono spruzzato e quando si è asciugato mi faceva tutte le chiazze, i puntini del liquido che ho spruzzato, era tipo come se uno mi avesse dato una pennellata di vernice in faccia e mi fossero capitati tutti gli schizzi qua. Sono rimasta sconvolta, li ho grattati via perché mi scocciava rifarmi tutto il make-up e sono venuti via. E il problema, secondo me, è il fatto che io ho scossato tanto la boccetta e invece bisognava semplicemente scuoterla in questo modo. Quindi ho provato, ho fatto degli esperimenti con mia mamma e ho risolto perché stavo per andare alla profumeria dove me l'è andata a chiedere: scusate, come si usa questa cosa? Perché io ho altri spray fissatori, ma non mi era mai capitato. In ogni caso, ora sto editando un video e guardiamo un po' la situazione make-up. Come vedete, io non noto tanti. Allora, non sta assolutamente sgretolato, solo qui dal naso, vedete? Perché io mi soffio il naso e vabbè, è colpa mia, che comunque sono anche un po' raffreddata, quindi vabbè, mi sono andata a tirare via un po' il prodotto, ma non si vede più di tanto. E un po' sotto gli occhi qui, perché io non lo metto quasi mai il fondotinta bene sotto gli occhi, infatti vedete che non c'è. Sono le 17:10 e il trucco tiene botta. Guardate qua, c'è il mio Bobby. Salutatelo. No, però il trucco tiene veramente botta, ovviamente, tranne questi punti qua nel naso, che mi soffio il naso, come detto in precedenza. Qui ci sono, cominciano a vedersi un pelo di più di prima, vedete? Questi che sono quei brufoletti sotto pelle. Le imperfezioni, insomma, cominciano un pelo a vedersi, però assolutamente anche il fixing spray sono riuscita, appunto, come vi ho detto, e mi ha tenuto veramente botta perché io non vedo un pelo anche qui nel naso adesso, un pelo qui, ma niente di che, cioè qua è perfetto quando in genere, beh, si screpola. Siamo andati sull'8, vi dico. Adesso ci vediamo più tardi per vedere, proprio a sera, prima di togliermi il trucco, come effettivamente è rimasto, quindi l'intera giornata. Allora, ragazze, questo è il risultato di questo fondotinta. Io alla fine oggi mi sono ritoccata solamente le labbra, perché ovviamente ho un lucida labbra, quindi va via tantissimo, e mi sono ritoccata solo questo. Per il resto il fondotinta mi era andato un po' via qui adesso perché ho usato il plumper per le labbra e quindi sapete, fa il cerchio rosso un po' e l'ho ripassato solo un pelo qui e vabbè, diciamo che non ha tenuto molto sul naso, ma è problema mio perché mi soffio il naso e vedo che sta andando un po' via qui, ma colpa mia che ovviamente non ho messo il correttore per testare solamente il fondotinta, ma io sono veramente molto molto felice di questo fondotinta perché non si è neanche beccato, quindi buono anche, Madonna nell'occhio, molto buono anche questo, che bisogna appunto scossare così, sentite che c'è la pallina, e non così perché sennò vi rimangono quelle cose che vi parlavo prima. Quindi questo è il fondotinta. Ve lo rifaccio vedere, questo qui. E io un voto totale gli do un 9 meno, perché sono rimasta veramente veramente molto soddisfatta e per ora non avevo mai provato un fondotinta che non mi sbeccasse in questa parte qua, perché io sono molto secca, ma vi giuro che cioè il fondotinta lì c'è, ve lo giuro. Perfetto, secondo me un 9 meno a questo glielo do pieno. Grazie per se aver seguito questo video con me, spero che vi sia piaciuta questa tipologia di video, vi mando un bacio, iscrivetevi al canale, mettetemi un pollice in su se vi va e al prossimo video, ciao!